Sono qua ospite del Transanatolia perché l'anno scorso ho collaborato con loro scrivendo il roadbook della gara, quest'altro anno probabilmente rifarò altrettanto e poi sono qua a salutare tutti gli amici dopo il rientro dalla Dakar, è sempre un piacere. Il capo assoluto Burak, cognome per me è impronunciabile, quindi è Burak per gli amici, che ci viene a parlare direttamente. In 2015 noi facciamo la sesta edizione. E quest'anno il percorso sarà la novità, però ancora nascosta, perché abbiamo tre possibilità, cerchiamo di in 10 giorni stabiliamo e annunciamo. Poi siamo andati alla Dakar, abbiamo parlato con tanti piloti, aspettiamo che quest'anno più di 100 piloti sarà a Transanatolia. Questo anno l'organizzazione avrà un elicottero per la sicurezza, perché aumentando i numeri dei piloti anche il discorso di sanità sta aumentando. Perfetto, questa gara conta al via tantissimi italiani, naturalmente equipaggi turchi, anche i piloti turchi. Si vogliono aprire un po' le frontiere anche ad altri paesi? Eh sì, questo anno cerchiamo di arrivare, di chiamare diversi paesi, anche i turchi sono pian piano, vogliono fare questi tipi di gare non solo in Turchia, però vogliono andare a altri paesi e cerchiamo di aumentare i numeri. Che questo anno il percorso sarà 90% cambiato, nuovo, e proprio andrà bene per camion. A questo punto, per chi volesse venire dall'Italia, ma non solo, c'è un tassello di questa organizzazione che è fondamentale, e chiamo il maestro Fiorenzo Lo Giusto qui vicino a noi. Eccolo, un uomo, una leggenda, vorrei un applauso anche per Fiorenzo. Beh, per il Transanatolia l'organizzazione del transfer di moto, ricambi e tutto quello che necessita per le assistenze e in particolare per la Turchia abbiamo iniziato nel 2012 con il grande e mitico team di Mirko Miotto. Vi posso dire che abbiamo parlato con dei grossi team, lo anticipo, la butto lì, con dei grossi team del Transanatolia, un grosso team che ha, non dirò come si chiama, ma è bianco e rosso, potrebbe portare due piloti quest'anno al Transanatolia e uno di questi piloti potrebbe avere i capelli lunghi, non vi dico altro perché se avete voluto capire l'avete capito. Speriamo ardentemente che lei riesca a venire, ci stiamo lavorando su tante cose. Una delle cose, delle prime cose che ho detto quando l'ho fatta la prima volta nel 2013 è stato che la trovo una gara perfetta per un pilota che vuole allenarsi per un appuntamento importante come può essere la Dakar, perché comunque ci sono anche tante zone, tanti percorsi simili a quelli che incontriamo nelle parti alte di Cile e Argentina. Una gara di 7 giorni con tappe lunghe e impegnativa, però si può fare anche per il neofito. Buongiorno, benvenuto. Alessandro Botturi è venuto in Transanatolia. Una gara completa, c'è tanta navigazione, tanti cambi di ritmo, soprattutto assomiglia alla Dakar perché alla fine passiamo passi a quasi 3.000 metri, prove speciali che assomigliano parecchio all'Argentina e un buon banco di allenamento. Peccato per me quest'anno perché alla fine mi sarebbe piaciuto farla con la moto da rally, invece l'ho fatta con la moto enduro perché sarebbe stato veramente un bel banco prova in vista della Dakar. Sarà per quest'anno. Sarà sicuramente una gara di riferimento per me anche quest'anno in preparazione della Dakar 2016. È
stata una bellissima gara, sia come percorsi che come organizzazione. Ero anche andato molto bene fino al quinto giorno, ero in seconda posizione dietro al Bottu, anche se era imprendibile ormai. E per un mio sbaglio sono caduto, la mia gara è finita, diciamo. Le novità ufficiali sono solo nelle date in questo momento, 22-29 agosto, che è già una base molto importante, perché fino ad oggi molti interessati alla gara volevano sapere appunto la data per programmarsi le scadenze e appuntamenti a cui volevano partecipare. Quindi già stabilire 22-29 agosto in questo momento è già importante. L'attenzione di molti piloti, anche di livello della Dakar, è molto viva, e oltre ad Alessandro Botturi, a Paolo Ceci, che già sono stati presenti per due edizioni, nell'edizione del 2013 partecipò anche Joan Pedrero, ufficiale Yamaha Spagna, quest'anno alla Dakar, e altri piloti come Gerard Fares ormai in questo momento ancora non possiamo pronunciarci, però c'è qualche team veramente di alto livello ufficiale che è interessato alla partecipazione, perché è un buon allenamento per i piloti da carriera. È una gara stupenda per paesaggi, a parte qualche volta che vengono qualche personaggi strani, tipo il pastorello della situazione l'anno scorso, e ha fatto 400 km e sono andato a prenderli la polizia, sennò erano ancora in giro. Lui è un altro meccanico che navigazione zero. A parte questo, la gara è strepitosa, bivacchi eccezionali, si mangia bene, si sta bene.